Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo click sul tuo PC, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis, musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. <fix> Amiche, cari amici, ben ritrovati. E allora siamo arrivati alla terza parte della nostra trasmissione di ogni settimana: eh, viaggiando e mangiando. Questo titolo che ci evoca sicuramente. E curiosità, ma ci evoca anche voglia, voglia di viaggiare, voglia di andare ad assaporare i cibi, i profumi eh, dei nostri territori, i profumi dei nostri prodotti, i profumi dei piatti, della tradizione. Beh, ancora non è così semplice, lo sappiamo tutti, però finirà prima o poi, dovrà finire per forza. Quindi, diciamo, come dire. Cerchiamo sempre di tenere vivo la fiamma di questa curiosità, di, del gusto dentro di noi. E allora, dopo aver ascoltato eh, qualche informazione utile anche sui cibi, su questa nuova rubrica, su questa... Un cameo che ho deciso di fare eh, per, le prossime, per questa e per le prossime due o tre puntate, parlando appunto di alcuni cibi per sfatare anche alcuni falsi miti della, della cucina, del cibo e delle cotture o delle crudità. Beh, allora ehm, penso che eh, nella nostra eh, terza, eh, terzo appuntamento di ogni, di ogni rubrica eh, dobbiamo parlare, come vi ho sempre abituato, di vino. Però questa volta voglio parlarvi di ricette del vino. I, ci sono i 900 piatti local delle donne del vino. Un grande ricettario online apre l'anno dell'associazione nazionale che riunisce produttrici, sommelier, enotecarie, enologhe, ristoratrici e giornaliste. Il primo ricettario che parte dal vino per arrivare al cibo. 900 ricette che insegnano a preparare la cucina tipica più adatta a gustare i vini della stessa regione. E eh sì, normalmente cosa facciamo? Andiamo a fare un piatto, a recuperare una ricetta e poi andiamo ad abbinare un vino. Qui, siccome ovviamente queste ricette sono fatte dalle donne del vino, quindi da persone che hanno fatto eh, del vino una loro filosofia di vita per produzione, per amore, per eh, lavoro e quindi cosa si fa? Eh, si parte dal vino e si va a cercare il piatto che meglio si sposa. 900 ricette dalle 900 donne del vino, con piatti locali e di antica tradizione, scelti in base all'abbinamento con i vini e i vitigni della stessa zona. Nasce così il primo ricettario al mondo che parte dal vino per arrivare al cibo. Insegna a preparare la cucina tipica più adatta a gustare i vini della stessa regione. Nel suo complesso, le ricette del vino sono una raccolta di vini e tradizioni culinarie, fanno conoscere, anzi fanno entrare in quel patrimonio di saperi e sapori che caratterizza le tante patrie locali di cui è ricca l'Italia. Sarà quindi il vino il vero protagonista di questo ricettario. Ogni abbinamento è pensato per un piatto tipico e realizzato dalle associate nella tradizione regionale, della città, del paese o del borgo in cui la donna del vino vive o lavora. Produttrici, sommelier, notecarie, enologhe, ristoratrici, giornaliste, esperte del settore si sono messe letteralmente ai fornelli per realizzare le ricette. Straordinarie professionalità del mondo del vino che, grazie ai loro suggerimenti, daranno un valore aggiunto al piatto. Le ricette del vino sono raccolte e pubblicate con cadenza bisettimanale, il martedì e il venerdì, sul nuovo sito dell'associazione www.ledonnedelvino.com in una apposita sezione. Ci dice eh, la presidente dell'Associazione Nazionale Donatella Cinelli Colombini che questo ricettario vuole diventare un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale, i grandi vini italiani. In questo modo, la nuova associazione intende dare un utile contributo alla salvaguardia della cultura materiale italiana e alla conoscenza dei territori del vino attraverso la valorizzazione degli abbinamenti storici tra vino e cibo. E aggiunge. Darei anche un particolare ringraziamento a tutte le donne del vino che con entusiasmo stanno aderendo a questa speciale iniziativa. A Liliana Savioli per l'idea di un approccio diverso al classico ricettario, valorizzando il vino, alle responsabili del progetto Cinzia Matteoli e Antonietta Mazzeo, a Camilla Guigi per il contributo agli abbinamenti e a Paola Bosani per il coordinamento editoriale. E allo splendido e affiatato gruppo di lavoro che si è formato. Beh, quindi ricordo ancora il sito internet dell'associazione, in cui in una sezione dedicata potrete trovare queste ricette che verranno pubblicate in concadenza bisettimanale il martedì e il venerdì, www.ledonnedelvino.com. Beh, allora con questa notizia, che comunque riguarda il vino, riguarda. L'aspetto femminile del vino eh, che è importantissimo. Come ho sempre detto, il vino eh, non è una bevanda, il vino, il vino è qualcosa di più, è un ingrediente. Ecco perché da questo ingrediente si riescano a ottenere e a recuperare la tradizione, i sapori, i profumi e soprattutto la fatica. La fatica che viene fatta per poter portare in tavola dei vini buoni, dei vini eh, che siano appunto complici dei nostri piatti. Che siano appunto ehm, quel qualcosa, quella marcia in più che ovviamente eh, ogni persona desidera quando si siede a tavola. E allora a questo punto non ci resta che eh, prendere la bottiglia del nostro vino preferito e eh, versare un calice, mh, così pensare a quello che di meglio vorremmo avere, alziamo il calice, brindiamo a una nuova settimana che come si dice nel gergo dei naviganti abbia il vento in poppa. Hai visto il nuovo ristorante di Burger King? Dove? Ma come dove? Ci sei seduto sopra. Con il King Drive ordini i tuoi menu preferiti in tutta sicurezza per gustarli dove vuoi senza scendere dall'auto. Burger King